Ben ritrovati, ben ritrovato Alessio, Ben ritrovato a te, Teo. quarto appuntamento della nostra rubrica, appunto, i cocktail della Poli Alessandri. Quindi una rivisitazione di questi cocktail classici. Esattamente. Oggi andiamo a rivisitare un po' il muscolo con un vostro prodotto, che dopo mi scoprirai qual è. E soprattutto ti faccio la domanda, ma tu sapevi che il muscolo è nato in America? No, pensavo appunto a Russia, a Mosca, insomma, come ne dice il Invece nome. no, è nato in America da due imprenditori appunto americani, dove uno vendeva appunto vodka e uno produceva ginger beer, e hanno unito così queste cose. Nasce così quindi il Moscow Mule, e bevuto prevalentemente in tozzola. Perfetto. A te allora Ok, l'onere. grazie mille. Innanzitutto prendiamo il nostro tumbler alto. Allora, il tumbler alto è questo bicchiere qua, decisamente più grandi di quelli che abbiamo visto nelle volte precedenti. All'interno mettiamo mezzo lime spremuto, dopodiché mettiamo 5 cl di distillato di Lampone, che va a sostituire la vodka. Mettiamo il ghiaccio. Inseriamo il ginger beer. Andiamo a girarlo per miscelare bene gli ingredienti. Mettiamo una fogliolina di menta come decorazione e due lamponi. Il cocktail è pronto. Hai già fatto l'esce? Certo, è già pronto. Eccolo qua. Grazie. Oh, bene, bene, bene. Ma scusa, non hai parlato di tazza, di tozzola? Esattamente, ma infatti Mario, eccola qua. Oh, cane, bravissimo. A me piacciono le tradizioni. Se c'è una storia raccontata, è bello anche viverla, o almeno riviverla. Profumo incredibile. Qua infatti papà abbiamo cambiato l'utilizzo della vodka con un distillato di lamponi Ah, nostri. ecco perché sento tutto sto profumo. Mi sembra di essere in montagna. Infatti potremmo chiamarlo in maniera quasi diversa, anziché Mosca, magari Dolomiti, magari qualcosa che ricorda Un po' la nostra terra, i nostri piccoli frutti, non sarebbe male. Chiamiamolo in maniera diversa, Dolomiti Smule. Bravo, mi sembra un bel prodotto. Anche bello da vedersi, tra l'altro, con questi frutti e con la menta. Proprio carino. sì, questi colori che proprio si sposano bene. Comunque la tradizione è sempre la tradizione. Anzi, per rimanere in tema, si dovrebbe mettere il dito dentro, come si usa nella zona del Lambrusco, e si beve col dito nella tazzola. Ottimo Alessio, ottima l'idea di utilizzare un distillato di lampone. Complimenti. Un cin dal Dolomiti Mule, dal nostro Mountain Mule. Grazie. Grazie mille a Bella voi. espressione questa, bravo. Perfetto.